Ciao, per questo mese di gennaio parliamo delle alghe. Sono un alimento un po' particolare, ma il motivo per cui ne parliamo a gennaio è proprio per il fatto che le caratteristiche energetiche delle alghe, sempre secondo la medicina cinese, quindi secondo la nutrizione energetica che si occupa dell'energia del cibo, queste sono rappresentative proprio della stagione fredda. Ecco, andiamo a vedere un po' le caratteristiche. Innanzitutto, le alghe sono un alimento che ha una natura fredda. Pensiamo anche solo al fatto che nascano e crescano nel mare, quindi in un luogo molto buio e molto freddo, quindi che già ci ricollega un po' le caratteristiche dell'inverno. Inoltre hanno un colore scuro, quindi che appunto riconduce sempre all'inverno. Infatti, la loggia acqua che ha come stagione di riferimento l'inverno ha anche come colore di riferimento il nero. Un'altra caratteristica importante è il sapore delle alghe è salato, decisamente salato. Questo sapore porta l'energia in profondità nel nostro corpo e in basso, dove sono, in particolare dove sono alloggiati i reni, è situata la nostra energia vitale, appunto custodita dai nostri reni, che sono appunto gli organi di riferimento della loggia acqua. Quindi insomma c'è un rimando fra tutte queste. Tra tutte queste indicazioni, quindi abbiamo l'inverno, il colore nero, il sapore salato, la natura fredda e i reni, che sono appunto gli organi rappresentanti di questa stagione. Quindi possiamo dire che le alghe vanno a nutrire la nostra energia vitale, ma non solo, nutrono appunto l'energia vitale, ma anche il nostro corpo. Sappiamo bene che le alghe sono ricche, no, di vitamine, sali minerali. Tutta una serie di sostanze che vanno a fare un lavoro di nutrimento fisico, ma per la medicina cinese non solo, quindi anche psichico ed emotivo, quindi centrano in qualche modo, radicano, ci portano insomma verso il basso, verso la terra, no? Quindi se siamo persone un po' con la testa fra le nuvole, potremmo beneficiare tanto di questo sapore, di questo alimento. Teniamo sempre presente che è un alimento che può non andare bene per tutti. Come dico sempre, come spiego sempre, due cose vanno prese in considerazione, le caratteristiche dell'alimento e la costituzione della persona. Quindi queste sono le caratteristiche generali dell'alimento, ma poi dovremo andare a vedere effettivamente se la persona, se una certa persona ne ha realmente bisogno. Anche perché ci sono tanti alimenti che vanno a nutrire, non solo le alghe. Ecco. Niente, spero che questo piccolo approfondimento sia stato utile, anche proprio per capire che cosa c'è dietro la nutrizione energetica. Niente, io ti saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!